È Seal to Silver, Seal to Silver, coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. E rieccoci insieme in un nuovo episodio di Assassin's Creed Valhalla. Dunque, se utilizziamo il nostro corvo, Sidney ci mostrerà questa zona con un paio di tesori, come vedete. Ecco qua, quindi dobbiamo andare a saccheggiare Wenlocan, l'avamposto appunto di Wenlocan. Quindi vediamo se riusciamo a scendere. Allora, dobbiamo scendere fisicamente perché il cavallo, come sapete, arriva fin dove può. Ok, ci stiamo facendo sempre più male, ma devo stare molto attento. Qua sotto ci sono dei tesori. Rubando il carico, indebolirei i britanni e li spingerei alla pace. Quello non sta guardando di qui, eh. Vai. Andato. Ricchezza ottenuta. Cosa ci ha dato? Oh, un lingotto di nickel. Stiamo facendo di quei lingotti. Qui, ragazzi, ne fate tanti di lingotti di nickel. Se avete un po' di pazienza a cercare. Depreda. Cosa abbiamo qua dentro? Scorte e poco argento. Ok. Uno là, lo vedete? Sta facendo pipì, eh. Vai. Ora muoverci qua potrebbe essere complesso. Prima la sentinella in alto. Grazie. Questa missione mi sa che ci farà portare a casa veramente tanta roba interessante. No! Mannaggia! Scappa! Sti comandi, ragazzi! Ho fatto il possibile, credetemi. Però i comandi hanno fatto quello che volevano, veramente. Mi aspetto di trovarmi addosso tutto il forte a breve. Poi questi con le lame corte che sono infami. Siamo mimetizzati ancora? Sì, siamo mimetizzati che ci vedono. Allora, eravamo in alto, ragazzi, abbiamo avuto dei problemi di comandi, mica da ridere. Non siamo riusciti ad arrampicarci nel modo giusto e diciamo che ciò che ne è divenuto è il fatto che ci abbiano beccato. Ok, questo. Ok, forse siamo tornati furtivi, eh. Ma ci sono un po' di cadaveri in giro, ma va tutto bene, cioè si vede che funziona così adesso su Assassin's Creed, eh. Allora, io andrei a prendere quello là, che sembra là da solo, se poi non ne ha 5 o 6 attorno, eh. E se dovessero arrivare rinforzi, il primo che notano è questo, quindi gli piazziamo una trappola, ecco. Manco farlo apposta, ragazzi, io non so chi mi abbia visto. Ah, ecco, i che stavano già arrivando.
portali. C'è anche un pezzo di attrezzatura qua, come vedete, però non abbiamo ancora in alto. Come lo raggiungiamo? Contando che su queste piante mi sa che non possiamo arrampicarci, esattamente no. Allora, qua ci arriviamo, in un modo o nell'altro ci arriviamo. Tramite le piante. Mannaggia! Non ha saltato, ragazzi. Allora, vediamo se c'è una fune qua che su cui possiamo correre. Abbiamo qualcosa da poter razziare? No. Presto, prima di cadere. Ok, era tramite le piante, appunto. Perfetto. Allora, il pezzo di attrezzatura è là avanti. Vediamo se riusciamo a prenderlo senza problemi ulteriori. Allora, razziamo qua. Bene. Nota di un'anima gentile. Un uomo morto mi ha parlato. Povero disgraziato, che avrebbe avuto una brutta morte. Diceva che poche monete lo avrebbero condotto nella dira. Mi ha terrorizzato di più una folgore. Gli ho dato tutto ciò che avevo. Chiederò a un prete se ora sono dannato. Non ho capito come mai, ma va bene così. Allora, vai. Altre scorte. E ora tiriamo questo. E qui dovremmo trovare dell'attrezzatura. Esatto. Vediamo cosa c'è dentro questo forziere. Elmo da brigantina, ragazzi. Questo è un set dell'orso. Il nostro primo pezzo di un set dell'orso. Eccolo qua. Allora, vediamo, è così da vedere. Incrementa armatura quando sei circondato più di due nemici, incremento aggiuntivo a danni corpo a corpo. Questo è sarà il nostro prossimo set, sicuramente. Per il momento comincerò a potenziarlo, comunque un po' di lingotti di nickel da parte ce li ho. Ed ecco qui, ora passiamo di livello, quindi innanzitutto, visto che posso fare qualcosina, quindi andremo a cercare i brigandine come set. Quindi talenti, vediamo qui nei nostri alberi. Colpi alla testa no, scudo leggero no, a distanza no, ascia barbuta no, Scarmax no. Qua abbiamo danni pesanti. Prendo quelli che mi mancano, piano piano. Critico corpo a corpo, vai, questi due vanno bene. E su inventario mi è scappato un attimo la visione, possiamo potenziare le nostre razioni. Ok, molto bene ragazzi, così almeno ne possiamo portare una in più adesso, non che ci serva, ma qui abbiamo trovato la brigandine, ragazzi, il primo pezzo della brigandine, quindi qua attorno ci saranno gli altri. Adesso poi me li vado a prendere tutti e non è detto che io cambi totalmente set per la prossima saga se li trovo tutti. Qua abbiamo ok, tessuto, che vedete che poi serviva il tessuto per potenziare la e
non vediamo dov'è. Eccola là sotto. Là sotto, là sotto. Ci deve essere un ingresso da qualche parte. Ma qua dove abbiamo preso la brigandine, però. Non è questa la grotta, perché vedete che non abbiamo dei passaggi. In alto no. Sì, c'è un fascio di luce, quindi adesso voglio andare a prendermi tutto questo set dell'orso e cominciare a potenziare le vie dell'orso a questo punto, perché è la potenza in mischia che ci serve. Poi anche come furtività siamo messi non bene, benissimo dal mio punto di vista. Eccole qua, trovate, signori. Allora, abbiamo dei prigionieri. Tirami fuori da questo dannato. Vai, vai, andate, stai liberi. La milizia di Deorlaf valgono più del carico. Libererò. Leggi. Ma dovrai dare man forte alla contea. Lo farò. Se doveste catturare dei sassoni, non uccideteli, faremo lavorare per noi come artigiani minatori. Ir ab Catfark. Sembra sempre una parolaccia, ragazzi, da come. Scorte. Questo, ragazzi, qui il nostro accampamento andrà su a bomba, carico sistemati. Ora andrò da Ivar Ceolbert a Westbury, prima che Ivar faccia altri guai. Ok. Perfetto, ragazzi, continuiamo a salire di livello. Allora, c'è altra attrezzatura qui vicino. Ah, ce lo indica qui. Probabilmente qua ci sarà un altro pezzo della Brigandine. Ve la butto lì. Ma ora andiamo a vedere le nostre missioni. Cosa ci dicono di fare. Allora, non ce l'hanno ancora attivata, forse. A meno che facciamo un viaggio rapido. Non vorrei si fosse buggata, ragazzi. Per Quatford. Dobbiamo dirigerci. Come cavalcatura non disponibile, perché? Ah, perché nei campi nemici non. Allora, nel caso, ragazzi, dovrò farvi un taglio del video per provare a ricaricare il tutto, perché se si fosse veramente buggato e non ci non andasse avanti nella chain quest, sarebbe un bel problema, in quanto avremmo. Non ho tempo per voi. Avremmo la questline bloccata. Allora, io riapro un attimo il menu, però le missioni non ce le ha aggiornate. Quindi, vedete, in terra straniera. Ho proprio sentore di bug, ragazzi. Torniamo a Quatford. Nel dubbio, ma mi sa che dovremo ricaricare completamente la partita. Nel caso vi taglio il video, se riesco a sbloccare la missione dopo vi faccio vedere cosa succede una volta che la missione è sbloccata. L'ultima nostra speranza è entrare in chiesa e provare a parlare con il prete. Eccoci a Quatford. E vedere se parlando con il prete si sblocca tutto. Lui ha parlato come abbiamo liberato le cose, ma non ho letto cosa ha detto, purtroppo. Quindi dovrei chiudere il video, riguardare quel pezzettino lì. Ecco, c'è la chiesa. Vediamo se succede qualcosa entrando in chiesa. Possiamo parlare con. Non ho ancora tolto il cadavere del povero fratello del re. Vediamo se possiamo dirgli che abbiamo svolto i due incarichi. Buon vescovo. Hai fatto progressi, amico mio. Le provviste sono distrutte. Il carico è nostro. Mi dirigerò a Westbury per unirmi a Ivar e Ceolbert. Quando la zona sarà sotto controllo ci vedremo lì. È tutto così complicato ora. Che guaio terribile. Ok, ditemi che mi danno la missione.
Ragazzi, la missione non ce la danno, quindi... Dobbiamo andare veramente a naso. Dov'è Isvari? Allora, è abbastanza chiaro che sia buggata e tutto sia pesantemente buggato. Quindi qui bisogna girare a caso per capire dove andare. Ci ho detto, ragazzi, taglio di video perché purtroppo devo ricaricare e vedere se sblocca delle missioni. Qua siamo bloccati, quindi ennesimo bug, ragazzi, e vedremo di uscircene in qualche modo. Rimanete con me perché cercherò di portarvi avanti la run. Allora, ragazzi, siamo ancora nello Shropshire, come si dice. Riguardando il video ho capito che devo andare a Westbury, l'ho traccato fisicamente io sulla mappa per unirci a Ivar e al nostro amico Ceobert. Il problema è che è buggata, ragazzi, la quest, quindi sto cercando fisicamente di recarmi lì, vedendo se si sblocca la cosa, se no dovrò rifare tutto dall'ultimo salvataggio fisico che ho fatto. Quindi vedete, apri per accedere al registro e seguire una nuova missione, ma la missione non esiste, vedete, non c'è la missione da seguire, quindi stiamo cercando fisicamente di triggerare la cosa, ma non abbiamo un tracker che ci aiuti. Ho dovuto chiudere, riguardare il video e rileggere quello che diceva il vescovo, dove andare per unirci a loro. Quindi angosciante. Io spero non mi abbia buggato completamente tutte le quest del gioco da qui a venire. Atroce come cosa, che sia uscito così il gioco. Però adesso ci provo. Se non ci riesco, l'unica opzione è rigiocare tutto e riprendere da questi salvataggi. Cioè, ritornare a questo punto sperando che però la missione si triggeri e non vada in bug. Ok, l'abbiamo fatta partire venendo qui, forse. Fatemi vedere. Pace insanguinata, sì. Si unisce Ivar e Cerber per bruciare i Westbury e attaccare forze di Ymir. Scusate. Dopodiché vi dirò che andrò a cercarmi la Brigandine come armatura, quindi... Potrebbe esserci un passaggio dal corvo all'orso, eh? Sono ostile, ragazzi. Chiave. Ricordo che questo gioco non sembra avere la taglia. Mannaggia. Non mi resta che usare le asce. Allora, a quanto pare se si usano due armi dello stesso tipo, quindi due spadoni, magari due ascione, ci danno delle combo speciali. Mazzafrusto non l'avevo mai vista come esecuzione. Tesoro. Ti prendiamo. Allora, e mentre cerchiamo i nostri alleati, vado anche che ce lo vengono a cercare, porca miseria, un po' aiuta, eh?
Ma no, cercami lì dentro. Ok, veleno. Perfetto. Allora, mentre ricerchiamo... Guardate qua, questo qui è bello grosso come forziere. Un gotto di nickel ci servirà per la brigandine, quindi molto molto bene. Lore, ragazzi, conforto nella guerra, padre Serik. La guerra è infinita, ma possiamo trovare conforto sapendo che i nemici sono cristiani come noi. Hanno preso la terra e la chiesa, eppure sono libero di dire messa. Questa guerra è infinita. A chi importa chi comanda? È sempre il Grecia a soffrire. Ah... Avete sentito che hanno parlato anche sotto. So anche che i nostri soldati verranno sconfitti, ma l'anima della nostra gente non sarà in pericolo. Padre Alving. Allora, usciamo. Probabilmente c'è un passaggio per andare sotto qua. Sì. Ok, stiamo tirando su molti materiali e ne ho un bisogno disperato di materiali, credetemi signori, veramente. Allora, siamo sempre in terra straniera, quindi... Simin, dove sono? Quella zona là, molto bene. Ecco, un civile è andato su una delle mie trappole. Non ci vanno mai i soldati nemici, ci vanno i civili, ma mi sembra giusto come sia gestito, no? Ok, vai. Altre scorte qua. Ragazzi, pancia nostra, fatti capanna per prossimo capitolo. Sinin? Ok, siamo vicini. Lo senti, Cheolbert? Io credo di sì. Ecco Ivar. Eccoli tutti e due. Ivar, Cheolbert. Salute, Eivor! Stavo dicendo al principe che oggi Thor è con noi. La vittoria è certa. Dunque, qual è il tuo piano? Quel bastardo di Ynir è a capo del villaggio. Mostriamo a questa gente cosa accade a chi si piega ai britanni. Facciamoli a pezzi, riduciamoli in cenere e tagliamo la gola di Ynir. Giusto, ragazzo? Desidero essere valoroso, non crudele. A tagliare le gole ci penserai tu. Allora, noi miriamo la pace. Fumo e fiamme alimenteranno il desiderio di pace di Rodri. Ynir non è importante. La pace è per i poppanti, ma fa come credi. Ah, ho il sangue che ribolle. Attacchiamo ora e lasciamo una scia di sangue. Un approccio furtivo ci darebbe più tempo. Ah, preferisco rumore e furia. Ma fa quel che devi. Agiamo in silenzio. Agire in silenzio. Non ha senso attirare su di noi ogni soldato britanno. E io dovrei restare qui a spavare come l'idiota del villaggio ad aspettare te? C'è Albert. Ascolta i racconti di questo vecchio e ripulisci la sua bava. Non sono un tipo paziente, Eivor. Falli fuori in silenzio. Potrei raggiungerti come ho fatto alle Decester. Ruccia le case. Resteremo qui a disegnare rune nella terra. A non metterci... Quindi abbiamo il tempo. Ok.
fuori casa è queste, ok? Sinin. Qualsiasi casa penso possa andare bene. Se qua a casa là in alto dove abbiamo trovato i tesori prima può andare bene per essere bruciata. Azione al massimo, me ne dimentico sempre di averla al massimo. Si può dire che abbiamo ammazzato tanti soldati prima, quindi non so neanche se l'ha presa, eh. Soldato, eliminiamolo. Vai, Asha. Abbiamo altre case qua che possiamo bruciare. Troviamo un soldato vicino. Allora, mentre stanno guardando di là, tiriamo una torcia qui. Non sono in pochi, eh. Occupiamoci di quello. Quello vicino al fiume. E adesso quello che sta effettuando riparazioni. Ok. Abbiamo un'altra casa da bruciare là. Speriamo di fare in tempo prima dell'attacco di Ivar. Il trofeo vichingo silenzioso, che deve essere quello di uccidere 10 nemici. Dei soldati, meno uomini per Rodri. Elimini soldati britanni. Io direi di continuare la linea di uccisioni silenziose, già che ci siamo. O almeno ci possiamo provare, che ne dite? Sono in tre. Capiamo come avvicinarli. Ok,
Ok, non ce l'abbiamo fatta. Ne abbiamo un altro che probabilmente sta dormendo, eh. Vai. Uccidi Ymir e i suoi. Allora, dobbiamo ammazzare allora. Due lance, ha una lancia e uno spadone lui. Ah, mannaggia sto attacco che non va mai a segno. Lancia ci è andato, la sua lancia di Ymir. Quindi vediamo com'è questa nuova arma. Per quanto io non adori le lance, eccola qui. È della scuola del... Quando schivi alle spalle, danni alle spalle quando schivi. Quindi... Ecco qua. Allora, andiamo a vedere cosa... E poi terminiamo l'episodio perché abbiamo registrato molto più... Ecco qua. Oh, salve. Questo era l'ultimo. Diamo un bello sguardo al nostro operato. Certo. Seguici, Eivor. Hai visto, Cheolbert? Gli sono cresciute le palle! Rendo grazie per la vittoria e chiedo perdono per le vittime. No, Cheolbert, il tuo dio mi annoia. Ridi un po', abbiamo vinto! Non mi sono divertito per niente, Ivar. Io ed Eivor siamo nati per questo, ragazzo. La danza di spade, il sangue, le ossa rotte e i denti digrignati. Sei soddisfatto, Ivar? Questo spargimento di sangue ti ha soddisfatto? Era tanto da placare la sete di Fenrir. Perché fermarsi? Cheolbert, vorrei sapere che cosa ne pensi. Sei felice della nostra vittoria? Io... credo di sì. Vorrei avere presto notizie di Rodri. Cosa intenderà fare? Vedrà le fiamme. Saprà che Westbury è un mucchio di cenere. Quella pustola infetta dice che solo un drago può ucciderlo. Presto vedremo se è vero. Cerchiamo la pace, Ivar, non la vendetta. Se non vuoi accettarla, puoi tornare subito al Rem. Tu non conosci Rodri come me, Eivor. Non sai che razza di viscido bugiardo può essere. Ora basta, però. Mi serve un momento di calma. Ti serve bere? No, Ivar. Vera calma. Una ritemprante camminata nei boschi. O un po' di pesca. Vi va di pescare? Pescare, eh? Cerchi una pozza calda in cui inzuppare il verme? Ho visto un piccolo stagno. Venite? Potremmo prenderci un attimo per rilassarci.
Non ditemi che mi fanno pescare come parte della quest principale. Ora andremo a pescare con Cerebert il prossimo episodio. Adesso non ne ho voglia perché ho registrato veramente troppo. Quindi ragazzi, che dire, se vi è piaciuto questo episodio di Assassin's Creed Valhalla, io vi chiedo di lasciare like, oppure vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale per sapere quando tramite notifica metterò online un nuovo, e voi ovviamente lo saprete, metterò online un nuovo episodio di Assassin's Creed Valhalla in attesa di riprendere la questline di Asgard. Quindi andiamo avanti con la questline ufficiale, noi ci vediamo alla prossima, grazie ancora di aver visto il video e ciao ciao a tutti.